Mamma mia, ma è stata proprio una sofferenza atroce sotto tutti i punti di vista, perché questa è stata sofferente. Allora, oggi ve ne racconto una. Allora, erano circa le 8:30. E la professoressa d'inglese si mette a interrogare. Io sono perché mi chiama a me, dice: tu sei perché inizia a parlare. Era un argomento di civiltà. Il Parlamento inglese, Lord Common, per piacere, non me li voglio ricordare quei nomi perché mi è salita proprio l'ansia al massimo. Allora, vi racconto tutto. Allora, mi interroga, inizia a parlare. Non ricordo una cosa, domandina geniale. Come faccio? Sono stato 2-3 secondi imballato. Ha detto: continua a parlare. Io, come ingenuo, per fare la pensata geniale, perché sono il gleba della genio, il genio globo universale, io ho un cervello che è pari a quello di Einstein, ho abbandonato Einstein. E la professoressa ha visto che io ho abbandonato Einstein. It's been a long day. Mi ha annullato il voto. Ho iniziato a smadonnare di brutto, ho buttato bestemmie, le mani erano bestemmie. Perché poi è successo la magia. Era 10 minuti alla fine della lezione, dovevo interrogare altri 4 o 5 di loro. Praticamente mi chiama a me e dice: tu sei di nuovo perché è successo, dimmi tutto quello che sai. Gli ho detto tutto. E mi ha fatto pure un paio di domande. A posto. Ma speriamo che prenda un 6. Così festeggiamo. Questa è stata la realtà dei fatti. È stata una realtà vera. Se lo domandate a qualcuno, non è vero quello che è accaduto. Mi ha annullato il voto, e mi ha richiamato di nuovo per dirglielo di nuovo. Mamma mia, ma è così. A fine anno non ci arrivo. Questo è un argomento di civiltà inglese. Vabbè, qualche giorno pure faremo un video dove parlerò di... Parleremo dell'Inghilterra, perché... Belli menti sono, sono rimasto curioso di questo mento inglese formato dalla regina, dalle camere, non dalle case, dei comuni e dei lord. Questo è bello, questo argomento da sentire, da vedere, bello, interessante. Per la prima volta qualcosa di interessante nella scuola. Vabbè, ma quella, ci stanno un sacco di argomentazioni interessanti. Non fateci caso se a me non piace magia, però ogni tanto qualche caso mi piace, mi appassiona. Vabbè, ci vediamo.